Ciao e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi parliamo ancora di sicurezza e non soltanto di sicurezza dei dati, ma sicurezza dei dispositivi, cioè di backup dei dispositivi. Quindi abbiamo parlato della messa in sicurezza dell'Homelab attraverso il gruppo di continuità, l'UPS APC, che andrà diciamo a gestire appunto sia l'Homelab, quindi sia il server HP Elite Desk sia il router, e allo stesso tempo verrà poi gestito attraverso NUT e integrato all'interno della domotica di Home Assistant. Però oltre a quel dispositivo, oggi vi presento un altro dispositivo interessante per poter alimentare tutti quei dispositivi che non sono a loro volta funzionanti con la tensione di rete, i classici 220 volt, ma in realtà alimentati attraverso i 9 o i 12 volt. E andiamo a vedere quindi questo mini UPS della Tecnoware, con il quale diciamo, è un mini gruppo di continuità. Nello specifico lo andrò ad utilizzare per proteggere la telecamera di videosorveglianza che è presente in casa. In questa maniera, se dovesse andare via la corrente, è possibile da una parte alimentare il router e quindi consentire alla telecamera di connettersi ad internet e quindi essere accessibile dall'esterno. In effetti, anche la possibilità di alimentare tutto il sistema di domotica e quindi il server, abbiamo detto HP Elite Desk, quindi l'Homelab. Ma allo stesso tempo ho la possibilità di alimentare questa telecamera e quindi poter avere il controllo, chiaramente nei tempi previsti, diciamo, nei tempi diciamo, di alimentazione garantiti da questo dispositivo. Un dispositivo molto interessante che ha diverse opzioni. Prima di tutto, diciamo, è un dispositivo compatto, c'è un cavo di alimentazione, c'è la possibilità sia del supporto Power over Ethernet, quindi con la possibilità di alimentare dei dispositivi utilizzando questa tecnologia a 24-48 volt, nonché la possibilità di avere delle uscite a 9 e a 12 volt. C'è un selettore che permette di scegliere appunto la tensione di uscita e c'è un cavo che permette di collegare due carichi, nonché una porta USB per collegare chiaramente un carico a 5 volt utilizzando questo tipo di connettore. E allo stesso tempo abbiamo tutta una serie di piccoli connettori da poter utilizzare per collegarli al dispositivo, quindi in pratica il cavo di uscita, al cavo di uscita colleghiamo un connettore e possiamo appunto a sua volta collegarlo al dispositivo che deve essere alimentato. Ora vi do qualche informazione relativa alle specifiche tecniche e in particolar modo parliamo di, un attimo gli occhiali, quindi di una tensione di ingresso da 110 a 240 volt ampere. Abbiamo una tensione d'ingresso, i classici 110-240 volt a 50-60 Hz, la potenza massima erogata è di 25 watt, la batteria è da 3,7 volt, con una capacità di 8800 mAh, pari a 33 watt ora. Per quanto riguarda le porte Power over Ethernet, ce ne sono due, è possibile selezionare i 24 volt e i 48 volt, con un 0,6 ampere di, diciamo, di corrente erogata. Per quanto riguarda la porta USB, abbiamo 5 volt per una corrente massima erogata di 1 ampere, mentre per quanto riguarda l'uscita in corrente continua, quindi DC, è a 9 volt o a 12 volt per un massimo di 2 ampere. Ovviamente c'è un selettore, quindi si scelgono o i 9 volt o i 12 volt, c'è una protezione da sovraccarico e cortocircuito, la protezione dalle sovratensioni e il controllo della temperatura. Eccolo, una volta collegato possiamo vedere sul frontale, allora questo è il pulsante di accensione, ci indica lo stato, in questo caso è verde, vuol dire che è acceso, poi abbiamo questo LED che indica se è impostato l'uscita a 12 o 9 volt, e gli indicatori di carica, in questo momento è completamente carico, in più c'è una porta USB per l'alimentazione. Invece, come possiamo vedere sul retro, abbiamo il cavo di alimentazione, il cavo in uscita, il selettore che è adesso sui 12 volt, e poi chiaramente ai due connettori in uscita si possono collegare appunto due carichi,
utilizzando uno degli adattatori messi a disposizione. In alternativa c'è la possibilità di utilizzare il Power over Ethernet impostando a 24 o a 48 volte, quindi vedete ci sono i connettori LAN. Quindi direi che è un dispositivo molto molto utile in diverse occasioni. E quindi adesso ho parlato appunto del dispositivo, poi lo andremo a posizionare e vi farò vedere quella che è la configurazione finale. E poi chiaramente dopo un po' di utilizzo vedremo, diciamo, come si comporta. E quindi faremo poi un refresh di questa recensione. Eccoci al risultato finale. Allora, questa è la webcam, o meglio la telecamera della Tapo per la videosorveglianza che volevo appunto alimentare. Questa si trova al di sopra praticamente della cucina, del mobile della cucina, e attraverso questo dispositivo è possibile appunto alimentarla. Vedete, qui arriva un cavo che porta l'alimentazione. Ho scelto un connettore adatto. Questa telecamera è alimentata a 9 volt, corrente continua. Quindi l'ho collegata attraverso il relativo cavo al gruppo di continuità della Tecnoware. Quindi ho qui anche la possibilità di utilizzare eventualmente l'altra porta USB per alimentare un altro dispositivo. Infatti stavo pensando qui di collegare qualcos'altro, poi vedremo un attimino quello che è possibile fare. E in pratica adesso, siccome da un'altra parte il router è alimentato, diciamo, è protetto dal gruppo di continuità dall'UPS della PC, e la webcam, la telecamera, quindi è invece protetta da quest'altro dispositivo, in caso di blackout avrò comunque sempre la possibilità di avere la videosorveglianza di casa. Anche l'Home Lab appunto è protetto, quindi di fatto per un certo intervallo di tempo il tutto continuerà a funzionare senza particolari problemi. Quindi, diciamo, avrò una certa autonomia, e allo stesso tempo poi vedremo, potrò sapere quando c'è un'interruzione di corrente. Quindi il dispositivo è veramente molto compatto. Come dicevo, adesso essendo impostato sui 9 volt in uscita, io posso collegare un altro dispositivo purché sia alimentato a 9 volt e non chiaramente a 12. Mentre ho la porta USB, però tutto sommato che è molto comoda, perché di fatto posso poter alimentare tantissimi dispositivi che funzionano attraverso un cavo USB. Quindi questa un po' è la configurazione, veramente molto molto compatta. Cioè questa un po' è l'inquadratura dal basso. Quindi praticamente il dispositivo quasi non si vede, dobbiamo allontanarci abbastanza per poterlo vedere con le relative spie. Tutto sommato può essere anche nascosto senza particolari problemi perché è molto molto compatto. Bene, direi che per il momento è tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da non perdervi tutte le notifiche relative ai nuovi video che andrò a realizzare. E ci vediamo la prossima volta per parlare di informatica, sia dal punto di vista software, sia dal punto di vista anche hardware, di dispositivi appunto interessanti anche nell'ambito della domotica e dell'automazione della casa. Ciao, alla prossima!